Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin a questo nuovissimo video acquisti pre-Lucca, ragazzi. Tutto quello che avete visto ovviamente è tutto quello che ho comprato la settimana prima di Lucca, palesemente la settimana dove il lettore medio spende di più durante il corso di tutto l'anno. E tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, non è neanche arrivato tutto quello che avevo ordinato, alcune cose le recupererò settimana prossima, vedasi calendari. E detto questo, oggi e domani vi ricordo che io sono Luca e di conseguenza se c'è qualcuno di voi qua a farsi una passeggiata, mi raccomando, mandatemi un messaggio su Instagram, magari riusciamo anche a beccarci, altrimenti iscrivetevi al gruppo Telegram, totalmente libero, totalmente gratuito, basta entrare e ci facciamo una chiacchierata e in parallelo c'è anche un gruppo dove stiamo cercando di organizzare un incontro a Lucca. Ma ora non perdiamo altro tempo, vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale e di lasciare un like, per voi un gesto completamente gratuito, ma che mi aiuta veramente, veramente molto. Ora andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. E come sempre iniziamo dalla casa editrice di cui ho acquistato meno volumi. In questi giorni a Lucca è già presente, deve uscire il nuovo cofanetto di Lady Snowblood. Io avevo già il cofanetto precedente, ci sono stato un po' a rimuginare su per cercare di capire se vendere quello e prendere quello nuovo o tenermi quello. Alla fine ho deciso di tenermi la vecchia edizione per non andare a spendere soldi per comprare quella nuova, però mancava un qualcosa in quel cofanetto, ovvero Lady Snowblood Rinascita, e lo vediamo qua. Quindi sono andato a recuperarmi questo volume unico in modo da avere la prima e la seconda stagione tutta completa, cosa che per chi acquisterà invece la nuova edizione di J-Pop non avete questo problema perché nel volume numero 3 è contenuto anche questo spin-off, questo sequel di Lady Snowblood. L'altro titolo di J-Pop che sono andato ad acquistare e che mi sono portato a Lucca, tra parentesi, per leggerlo in questi giorni è Blue Giant, il volume numero 3. Una storia che mi sta piacendo tantissimo. Unico difetto è che la costina messa di fianco a quella dell'1 e del 2, questa qua stona abbastanza. Non mi piace moltissimo l'effetto che gli hanno dato e soprattutto non è molto precisa. Quindi questo mi ha lasciato abbastanza scontento della scelta che è stata fatta. Ora invece passiamo da J-Pop a Star Comics ed iniziamo ovviamente con My Hero Academia 34, una delle letture che mi ha fatto compagnia, ormai lo posso usare il passato, anche se in questo momento che sto registrando non l'ho ancora letto, che mi ha fatto compagnia durante il viaggio in treno per andare a Lucca. Qualcosa ho saltato di proposito la lettura per tenermelo e leggerlo durante il viaggio. Questa era una cosa ovvia, altrimenti mi sarei tagliato le vene in treno tutto il tempo da Milano a Viareggio, esattamente dove sto alloggiando. Poi, questo intanto l'ho già acquistato, credo che ne prenderò un altro in realtà a Lucca, non ne sono ancora sicuro, devo vedere. Sto parlando del cofanetto dei Cavalieri dello Zodiaco Variant Edition. Ne prenderò un altro per il semplice fatto che voglio la sesta spilletta, quella di Mirkandolfo. Poi ora vedo un attimino questo qua cosa farmene, però ormai l'avevo ordinato e ragazzi, ordinare una cosa in fumetteria e poi non ritirarla è un danno per le fumetterie. Di conseguenza tutto quello che ordino alla fine poi vado a recuperare. E intanto comunque andiamocelo a vedere quello che è arrivato per il momento, e cioè la Star Card dei Cavalieri dello Zodiaco, ovviamente, e poi abbiamo, vediamo se riesco a non tirarlo fuori, la variant di Zero Calcare e le 5 spillette sempre disegnate da Zero Calcare raffiguranti i personaggi principali. Ora andiamo a tirare fuori un attimo il volume perché ve lo voglio far vedere comunque con la cover completa fronte retro, perché andiamo così poi a completare anche l'immagine disegnata da uno dei migliori autori italiani sicuramente in circolazione. Per quanto riguarda il resto della serie, non andrò avanti, questo l'avevo detto durante il video collezione, non andrò avanti con la Final Edition per il semplice fatto che ho la Perfect. E avendo la Perfect 22 volumi, che comunque mi piace parecchio, ho deciso anche lì di tenermi l'edizione che ho già e di non andare a spendere soldi per recuperare un'altra edizione di un manga che ho già in collezione. Altra variant annunciata praticamente insieme a questa qua di Cavaliere Zodiaco e che è uscita questa settimana, ovviamente quella di Kaiju Number 8 di Marco Checchetto. Ragazzi, qua anche ve la dovevo far vedere
completa fronte retro perché è una figata pazzesca. Già guardando le immagini l'avevamo intuito, potevamo immaginare fosse un qualcosa di fatto veramente bene, ma vederla dal vivo, toccarla, sentirla, ammirare questa foilatura che ha è un qualcosa che ti porta 3 metri sopra il cielo. Non ho mai visto il film, però è stata la prima citazione che mi è venuta in mente. Il contenuto. Entriamo un pochettino nel vivo, c'è lui che fa dei passi avanti comunque nel controllare il kaiju e non mi dilungo poi più di tanto perché comunque dovete leggerlo, perché kaiju è stata una bella sorpresa. Aspettative prima di iniziare erano veramente pari a zero, pensavo non mi piacesse per nulla e invece mi ci sto appassionando abbastanza. Nel frattempo riguardiamo questa bellezza di copertina, fantastica. PS, non ho idea se questa variant potrà o meno acquisire valore in futuro, quindi non chiedetemelo, ho ricevuto mille messaggi con questa domanda, non ne ho la più pallida idea e personalmente non mi interessa. Andiamo avanti con Bakemonogatari Monster Tail, il volume numero 15 era uscito settimana scorsa, ma come vi avevo detto c'era stato un piccolo problema con una consegna in fumetteria e quindi non l'avevo preso. Anche questo sicuramente me lo porterò a Lucca per poterlo leggere. Poi abbiamo il 102 di One Piece. E ragazzi, qua succede di tutto. Il volume 102 è uno dei volumi che sono stati più discussi probabilmente. Per chi è in pari con le scan, succede veramente, veramente di tutto all'interno di quel numero. Proseguiamo e abbiamo Demon Slayer, il volume numero 21, acquistato ovviamente nella Special Edition contenente gli sticker in allegato, che andiamo ad aprire. Intanto un plauso a Star Comics che ha messo questo cartoncino rigido all'interno per fare in modo che non si piegassero o non si rovinassero gli sticker. Dopodiché andiamo a aprirlo piano piano, così vi mostro tutti gli sticker che erano contenuti all'interno di questo volume speciale. E così almeno il secondo dei tre per adesso annunciati volumi speciali di Demon Slayer ce lo siamo portati a casa. E ovviamente io quando faccio queste cose poi non mi ricordo più come era piegato. Ok, così e lo sistemiamo e lo possiamo mettere via. E anche questo l'abbiamo visto. Poi andiamo avanti e si conclude. Ah, Demon Slayer, ragazzi, io l'ho già finito in scan. Questo ovviamente recupererò anche tutto il cartaceo. E si capisce che piano piano ci stiamo avviando verso lo scontro finale. Se non ricordo male, il capitolo che va a concludere questo numero è molto, 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 molto vicino poi a quello che sarà il gran finale di Demon Slayer, uno tra l'altro dei più apprezzati dal pubblico giapponese. Un altro titolo che invece questa volta si è concluso con l'uscita del volume numero 9 è Card Captor Sakura. Lo vediamo qua. Ho fatto anche una storia, un post su Instagram mostrando il puzzle completo. Più bello il puzzle che la serie. Battute a parte, ve l'ho già detto più volte. Sakura, secondo me, è una serie perfetta per chi ha magari una fascia d'età fra i 14 e i 17 anni, fra i 12 e i 17 anni. Rileggendolo adesso, cioè sono contento di averlo preso perché fa parte dell'infanzia un po' di tutta la mia generazione, però rileggendolo adesso ovviamente non mi ha entusiasmato come poteva essere guardare il cartone animato, passatemi il termine in questo caso, da ragazzino oppure da piccolo comunque. Poi proseguiamo con Yona, la principessa scarlatta numero 36, avevo recuperato i primi 29 in usato, lo sto leggendo ancora piano piano, mi leggo un numero ogni tanto, mi sto portando avanti, quindi questo passeranno ancora qualche mese, molto probabilmente, prima di arrivare a mettermi in pari con la lettura, vi dico proprio la verità. Poi, altri due titoli che mi porterò sicuramente durante il viaggio da leggere, perché 3 ore sono veramente lunghe, sono Gigantomachia di Kentaro Miura, volume unico ristampato finalmente da Planet e mi incuriosisce veramente tanto, però grazie a questo adesso abbiamo recuperato la maggior parte delle opere anche brevi che ha fatto il maestro Miura e ne sono veramente felice. Japan, Il Re Lupo, La Leggenda di Il Re Lupo e Gigantomachia. Ora mi sento tranquillo e sereno dopo questi recuperi. L'altro titolo in questione è Arte, il volume numero 16.
Ragazzi, per me Arte, continuo a dire che secondo me è stra sottovalutato. È un titolo che personalmente mi piace veramente tanto. È un manga storico, è un manga che parla del Rinascimento italiano. I disegni sono abbastanza carini, sicuramente c'è di meglio, dal punto di vista grafico magari non eccelle al 100%, però comunque si fanno guardare anche questi, quindi tutto l'insieme secondo me è super promosso. Poi, ora so che rischierò il dissing da parte di qualcuno di voi mi odierà a morte per quello che sto dicendo, però vi mostrerò l'ultimo numero di una serie che ho deciso di droppare dopo questo volume, ovvero Proteggi la mia terra, il volume numero 6. Ragazzi, purtroppo non ce la sto facendo ad andare avanti con la lettura, non ci riesco proprio, quindi perdonatemi se sto interrompendo il manga della vostra vita, il manga più bello che abbiate mai letto. Ma per quanto mi riguarda, non sto veramente riuscendo ad apprezzarlo, a starci dietro, a magari anche a comprenderlo. Attenzione, tutto ci può stare. E quindi ho deciso di non andare a spendere più soldi per questa serie e di interromperla qua. Poi, un volume pazzesco che quando l'ho letto, veramente 2 giorni fa, avevo le lacrime agli occhi e mi ha emozionato veramente molto. Ovviamente, è Tracce di sangue, il volume numero 12 di Shūzō Shimi. Ragazzi, cosa succede all'interno di questo volume 12 è indescrivibile, è un qualcosa di fantastico, bello, 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 e darà il via col volume numero 13 a un nuovo arco narrativo di Tracce di Sangue. Sarà ancora lungo, in tanti mi avete chiesto quando finirà, molto probabilmente non so neanche se siamo a metà dell'opera, quindi dobbiamo stringere i denti, ne avremo ancora per molti anni sicuramente a leggere Tracce di Sangue. Però ne vale veramente la pena. Bello, bello, bello. E vi auguro naturalmente che sia ristampato il numero 1 il prima possibile per chi desidera recuperare questa serie. Poi abbiamo Sido, il volume numero 8. Ragazzi, io continuo a dirlo, Sido è una lettura bellissima. Va avanti piano piano la storia. In questo numero non succedono cose eclatanti, a parte forse un rapporto fra due personaggi che si delinea un pochettino meglio, ecco, mettiamola così, così evitiamo qualsiasi genere di spoiler si possa fare su Sido, però è Takahashi, i disegni di Takahashi sono fantastici, ne mostro uno che non contiene grossi spoiler, ma già li vediamo dalla copertina, cioè proprio è bello, bello, bello anche questo. Poi proseguiamo con The Elusive Samurai numero 1 in edizione Variant. E qua di fianco, naturalmente, abbiamo il ventaglio che era dato insieme al primo numero in questa edizione Variant. Allora, che dire di Elusive Samurai? È lo stesso autore di Assassination Classroom e secondo me ho trovato alcune somiglianze nel modo di raccontare la storia. In che senso? C'è un evento drammatico, sì, in entrambi i titoli, però ora ci concentriamo principalmente su questo. Ci sarà un evento drammatico, il personaggio principale che dovrà far di tutto per superare questo evento, cercare di risistemare le cose, ma ci viene raccontato con alcune scene molto più soft di quella che è la realtà dei fatti, che riescono comunque a strapparti anche un sorriso e che riesce a farti compagnia molto bene, secondo me. Attenzione, non è un titolo stratosferico, senza ombra di dubbio. Però secondo me il primo numero ha delle buone basi per una lettura semplice, ma che riesce comunque a coinvolgere bene il lettore. Questa è la prima impressione che mi ha fatto i primi capitoli di The Elusive Samurai, quindi per ora, dopo soltanto il volume numero 1, lo posso anche consigliare. Poi vediamo ovviamente come proseguirà la storia. Chi è più avanti con le scan mi ha detto che ha iniziato ad annoiarsi dopo un po'. Staremo a vedere, spero vivamente che non sia così. Poi andiamo avanti con quello che per me è il miglior manga del 2022, l'ho sempre detto, e tanti di voi se mi seguono sanno anche di che titolo sto parlando, Boys Abyss, il volume numero 3. Io amo Boys Abyss, da quando ho letto il primo numero che non sono più riuscito a scollarmi dalle pagine di questo titolo, non mi ha annoiato per niente, mi ha preso in maniera pesante a livello psicologico e quindi ogni volta che esce un nuovo capitolo io lo leggo. È l'unico manga al di fuori oltre a One Piece che sono in pari con le scan, non mi vergogno a dirlo, però mi ha preso talmente tanto che non riesco ad aspettare i volumi cartacei, non ci posso fare niente. Naturalmente li compro comunque.
Attacco dei giganti, la guida definitiva dei personaggi. Gli ho dato solo una sfogliata al momento, vi dico, sono sincero. E diciamo che all'inizio abbiamo alcuni personaggi con delle brevi descrizioni proprio che ci spiegano chi è il nato Hill, altezza, peso, affiliazione, quindi di quale armata fa parte ogni singolo personaggio. Andando avanti, poi dovremo trovare comunque delle altre informazioni. Lo tengo lontanissimo così non vi faccio spoiler, non potete leggere. E questa pagina principalmente contiene delle informazioni su quello che succede all'interno del manga. Diciamo che comprarlo prima di aver letto il manga, secondo me, rischiate qualche spoiler, senza ombra di dubbio. Poi, Fullmetal Alchemist, volume numero 16, siamo a meno 2 dalla conclusione con questo numero. Fullmetal Alchemist non ha più bisogno di presentazioni dopo 16 volumi usciti. Secondo me uno dei migliori shonen proprio a mani basse che siano mai stati scritti, quindi non è superfluo secondo me anche dirvi che ve lo consiglio. Poi andiamo avanti con una lettura che mi sta piacendo tantissimo anche questa ed è Eden, il volume numero 3. In versione cartonata, naturalmente, questo devo ancora leggerlo perché l'ho ritirato forse 3 ore prima di partire per Lucca, giusto per intenderci, quindi non ci sono arrivato proprio con i tempi a leggerlo per potervene parlare, per quanto mi avrebbe fatto molto, molto, molto piacere. Ultimo titolo che ho da mostrarvi, anche se non è propriamente un manga, è Omnia. È comunque edito da Planet Manga, se andiamo a vedere qua, naturalmente Planet Manga Panini Comics, ed è Somnia, Artefici di Sogni Omnibus. Ho letto i primi due capitoli, come possiamo vedere dal segnalibro, giusto per farmi un'idea e potervi dire almeno due parole per l'incipit di questa storia, essendo molto particolare, avendo un prezzo comunque di 25 euro, però un bellissimo cartonato, bello, bello massiccio. Diciamo che i disegni io l'ho preso principalmente perché i disegni c'è la nostra Federica Di Meo e quindi vi faccio vedere anche i disegni, a me piacciono parecchio. L'incipit della storia non sembra malvagio, ovviamente ho letto troppo poco per darvi un giudizio complessivo, però praticamente ci sono questi somnia che sono degli oggetti che sono in grado di farti esprimere un desiderio, qualsiasi desiderio, ma ovviamente uno solo. Questi somnia sono fabbricati da una corporazione ed è la corporazione, dopo dei colloqui, a decidere, a cercare di capire se sei idoneo o meno, se diciamo che se sei meritevole, ecco, di ricevere un somnio oppure no. Questo è l'incipit della storia, potrebbe essere un qualcosa di veramente interessante, ma voglio andare avanti ora, piano piano continuerò questa lettura e mi farò poi un'idea più generica di quello che succede e sicuramente in maniera anche più approfondita, poi magari ne riparleremo anche in un altro momento. Ragazzi, e con questo io ho concluso tutti gli annunci del Prelucca, come avete visto mancano i calendari purtroppo. Se siete arrivati fino qua, sappiate che lunedì il Manga News purtroppo salta, però ho deciso di fare tre storie, se riesco magari anche soltanto in treno, molto velocemente, su Instagram, una storia dedicata ad ogni casa editrice. Così non vi lascio senza le uscite della settimana, ci spostiamo solamente per questo lunedì che sta arrivando su Instagram. Chiedo scusa a tutti quelli che non hanno Instagram. Però fate conto che io lunedì mattina alle 8:30, allora, sabato e domenica sono a Lucca, dal mattino alla notte praticamente, e lunedì mattina io sarò in treno e arriverò a casa verso le 6:30, 7 di sera. Non credo di avere le forze per dire vi faccio lo stesso manga news e lo faccio uscire lunedì. Vi chiedo scusa, ma non avrò le forze e sicuramente quel lunedì sera, appena arrivo a casa, la prima cosa che dovrò fare è mettermi a scrivere il video con gli annunci di Lucca. Perché è un video che faccio ogni anno, l'ho fatto 2 anni fa, l'ho fatto l'anno scorso, voglio farlo anche quest'anno con un riepilogo generale, con quanti numeri sono usciti in Giappone, chi l'ha annunciato, una piccolissima 2 righe di trama, almeno dirvele, e mi metterò subito, immediatamente al lavoro su quello per farlo uscire il prima possibile. Quindi perdonatemi ancora, ma lunedì, per la prima volta da quando l'ho iniziato, salterà il Manga News. Non ve l'ho fatto saltare per il matrimonio, per il viaggio di nozze, sono riuscito sempre a farlo. Questa volta proprio non ci riesco, non ce la faccio materialmente a girarlo, quindi perdonatemi. Però
Mi merito lo stesso un'iscrizione al canale e un like. Vi prego, lasciatelo lo stesso. Io, ragazzi, vi ringrazio di cuore per aver guardato tutto il video. Vi chiedo soltanto appunto un like e un'iscrizione al canale. Detto questo, vi mando un abbraccio grandissimo e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!